la risposta più banale è di storia. Beh, facile a dirsi, del futuro. Naturalmente di tutto, a partire dalla preistoria e fino alla loro epoca. Se però vogliamo provare a indovinare di cosa si occuperanno o quando studieranno i primi decenni del nuovo millennio, cioè l'epoca in cui tocca a noi vivere, e allora lì possiamo fare delle ipotesi. Ipotesi che spero che non si avveri. La grammatica greca non prevede il tempo del futuro, ovvero sì, lo prevede, ma costruito sul presente. Il futuro è sempre un'intenzione, qualcosa come io voglio che qualcosa accada, quindi nel presente mi do da fare perché avvenga. E mi piacerebbe che sia questo ciò di cui si occuperanno gli storici del futuro, ma non domani, a partire da oggi. Il contesto in cui viviamo, degli animali, delle piante, cosa che in parte ovviamente già si fa, in generale dell'ambiente, che mi auguro non sia stato completamente deturpato. Gli storici e le storiche del futuro continueranno a occuparsi degli stessi argomenti di cui si sono occupati negli ultimi 150 anni, cioè papi, re, guerre, leader politici. Non possono che occuparsi d'altro che della pandemia. Beh, la prima pandemia a livello mondiale, un evento assolutamente incredibile, senza dubbio questo. Ovviamente la nuova peste, quindi ovviamente il Covid, e ci piacerebbe, da storici del futuro, capire come si è presentata e come si è fatto anche a trovare una soluzione in tempi anche così rapidi. Parleranno della nostra epoca come l'inizio del secolo delle pandemie. Loro non lo sapevano nel 2021, ma vivevano all'inizio di un'epoca segnata da questi flagelli. Parleranno dell'epoca in cui si è capito che la democrazia era morta definitivamente, perché chi si azzardava a dire che magari c'è anche il popolo veniva immediatamente preso in giro come un populista, oppure parleranno dell'epoca in cui la gente si è resa conto che la democrazia serve a qualcosa, che bisogna difenderla e che per cambiare bisogna fare qualcosa. Poi un altro argomento del quale mi occuperei se fossi uno storico del futuro potrebbe essere la grande distanza fra uno sviluppo culturale, scientifico, tecnologico che riguarda molta parte dell'umanità e le sorti e le capacità di seguire questo sviluppo di una ben più ampia maggioranza di persone. Quindi come ragionare su questa discrepanza? A noi appare lontana perché stiamo da questa parte del mondo, per cui non consideriamo tanto quello che avviene nel Mar Cinese, ma il confronto tra Cina, Stati Uniti e potenze anglofone per la sovranità su Taiwan si sta facendo sempre più serrato, una situazione che non promette nulla di buono. Erano all'inizio del secolo cinese. Loro non se ne erano ancora resi pienamente conto, non sapevano che noi nel 2100 viviamo in un mondo dominato dalla Cina e dove tutti a scuola studiano il cinese. Ci sarà una grande differenza di fonti, di testimonianze e dovranno confrontarsi con un patrimonio di memorie che sarà completamente diverso. E su questo sarà molto molto interessante capire quali saranno le fonti del futuro e le domande che si porranno. Noi storici moderni siamo stati facilitati, abbiamo una serie di fonti che sono indubbiamente attendibili, perché sono i documenti, le lettere, i contratti. Mi chiedo, in una società come quella attuale, dove invece esistono fonti che sembrano tipo i social, purtroppo, che sembrano nate proprio per alterare la verità, e quindi penso ai poveri nostri successori, come faranno? Però, diciamo, si può essere anche più ottimisti di così e si può immaginare che gli storici e le storiche mettano a fuoco che c'è una grande rivoluzione tecnologica in atto che riguarda le comunicazioni collettive. Credo che si occuperebbero anche, o almeno io lo farei, di questo fenomeno particolare costituito dal femminicidio. Cioè dal fatto che una società che si è evoluta, che ha saputo dare spazio e ruoli alle donne, non riesce ad opporsi a questa mattanza veramente terrificante. Gli storici del futuro si occuperanno sicuramente della rivoluzione delle donne, e questo per tre motivi. Il primo perché ha cambiato il volto del mondo, un volto che era a livello del potere totalmente maschile per quanto riguarda evidentemente i ruoli politici, i ruoli scientifici, le accademie. Adesso è diventato un volto almeno misto in parte.
Il secondo motivo perché la rivoluzione delle donne ha raddoppiato il talento nel mondo. Un talento che è stato schiacciato per secoli improvvisamente viene alla luce. E il terzo motivo è perché la rivoluzione delle donne ci ha costretto a rileggere tutta la storia in una chiave diversa e più inclusiva. Probabilmente si occuperanno dell'ingegneria del futuribile. E intanto bisogna stabilire se ci sarà un futuro, quale futuro ci sarà, quando comincia il futuro, qualcuno dice che il futuro è già iniziato, che il futuro è iniziato dall'inizio del mondo, l'universo è pieno di infiniti mondi, il futuro è gravido, sì, ma di infiniti futuri. Siccome agli esseri umani non è dato per vedere il futuro, non lo sappiamo quale di queste sarà quella buona, io so che cosa spero però.